L'altro abbraccio va, devo dire la verità, a un carabiniere. Forse lui ne ha più bisogno in questo momento, perché questo carabiniere, che adesso mi diranno per carità può avere sbagliato e tutto, non si fa perché comunque tu indossi la divisa eccetera, questo carabiniere durante la manifestazione, una manifestazione sabato pro Palestina, rispondendo a una signora senza essere ascoltato naturalmente, ha detto che non si riconosce il presidente Mattarella, che non ha eletto nessuno. Ora io dico una cosa, questo qua è stato messo sotto indagine, spostato, non è più operativo, adesso probabilmente verrà cacciato, anzi molti chiedono che sia cacciato dall'arma dei carabinieri eccetera. Questo carabiniere va preservato. Questo carabiniere non va elogiato naturalmente, perché ognuno la pensa come vuole, ma a questo carabiniere va garantito non solo il lavoro ma la possibilità, anche se non l'ha fatto ufficialmente, di potersi esprimere liberamente. Uno può non condividere quello che ha detto, io per esempio mi riconosco nel presidente Mattarella, ma uno può anche dire io non mi riconosco in un presidente della Repubblica, non mi piace, è stato eletto, a parte che non è vero perché non c'è l'elezione diretta del presidente, ma insomma si può contestare tutto. Ma che qualcuno possa solo pensare o dire cacciatelo dall'arma dei carabinieri, questo no. Salvate il carabiniere della manifestazione. Salvate il carabiniere. Da Roma, David Parenzo. Buonasera. Nei secoli fedele, recita il motto dell'arma, e quel signore in quel momento rappresentava lo Stato e stava lì a rappresentare lo Stato, quindi non voglio neanche commentare, perché la mia solidarietà, massima fiducia va nel capo dello Stato, che dobbiamo ringraziare di aver accettato di fare il secondo mandato, e quell'affronto che questo carabiniere ha fatto al capo dello Stato ma a tutti gli italiani, perché lui con quella divisa rappresenta l'Italia, ma non ne voglio neanche più parlare perché è talmente vergognoso. Cioè, che ma un che uomo deve istituzioni deve essere cacciato, no, deve essere deve essere chiusa qua, anche fare queste riflessioni così, adesso gente che telefona, non funziona così, trasformerete questo carabiniere in un nuovo Vannacci, questo carabiniere scriverà un libro, accarezzerà anche lui le mani dei neri in metropolitana e poi dirà che non lo fanno parlare, salvate e poi dirà il e finirà nella lista e finirà a Bruxelles. E finirà a Bruxelles assieme al generale Vannacci, e avremo a Bruxelles il generale Vannacci e quest'altro carabiniere, e diremo libertà, libertà, libertà. Che palle! Che palle! Ma io non ho capito una cosa: non si può esprimere un giudizio, non si può esprimere un parere, anche non se è stato giudizio, era in servizio. Ha risposto a una signora a una manifestazione, non servizio, ha fatto un comizio il carabiniere, in non ha non fatto un comizio in piazza. Oh mamma, dai, non mi su, vabbè.